Io non valgo niente, dice il malato, dice il disabile, dice persona anziana che non può più fare niente, non può più uscire di casa. Io non valgo niente, non sono capace di fare quello che dovrei, quello che per gli altri è così normale. Devo dipendere in tutto dagli altri. Sono per gli altri un peso. Il Papa, nel messaggio per la giornata dell'ammalato di oggi, quest'anno, dice: la malattia fa parte della nostra esperienza umana, ma essa può diventare disumana se è vissuta nell'isolamento e nell'abbandono. Il fatto che il poveraccio malmenato della parabola del Samaritano viene abbandonato lungo la strada rappresenta la condizione in cui sono lasciati troppi nostri fratelli e sorelle nel momento in cui hanno più bisogno di aiuto. Non valgo niente, dice chi si sente abbandonato. Io non valgo niente, dice anche il medico, l'infermiere, il personale ausiliario, il volontario. Per quanto mi affatichi, non arrivo ai risultati desiderati. Risolto un problema, se ne presenta un altro. Ogni cosa richiede tante fatiche e non sono mai abbastanza. Con tutto quello che faccio, talvolta, invece che riconoscenza, ricevo critiche. Io non valgo niente, dice il volontario, la volontaria. Il mio servizio, la mia dedizione riceve tanti complimenti e ringraziamenti, ma quello che faccio non è attraente. Forse non è neanche capito nelle sue ragioni profonde. Dovrei essere un segno della sollecitudine di Gesù per i malati e aiutare tutti a riconoscere la presenza di Gesù che rivela il volto di Dio. E dovrebbe essere attraente per i ragazzi e le ragazze più giovani. E invece mi ringraziano tanto, mi ammirano, ma non c'è nessuno che si fa avanti per prendere il mio posto, per dire le ragioni profonde del mio volontariato. Ecco, viene da pensare così: non valgo niente, dice il malato. Non valgo niente, dice il medico, l'infermiere. Non valgo niente, dice il volontario. Ed ecco che in questa valutazione un po' desolata viene annunciata questa parola che viene dal Signore: benedici il Signore, anima mia, abbiamo cantato. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, scrive Paolo. L'anima mia magnifica il Signore, canta Maria nella casa di Elisabetta. La benedizione di Dio illumina i valori che contano, insegnano la sapienza, correggono le divagazioni pericolose della fantasia che si immagina e desidera una vita spensierata, una vita divertente, una vita delle apparenze e delle illusioni.
come se fosse desiderabile un paese delle favole, dove tutti sono sempre giovani, sani, belli, allegri. Invece la bellezza della vita consiste nel bene che si fa e nel bene che si riceve. Io non valgo niente, è una parola sbagliata, perché la rivelazione che viene proclamata da Paolo nella seconda lettura di oggi dice che noi tutti siamo scelti da Dio per essere santi e immacolati davanti a Lui nella carità. Siamo adottati come figli di Dio, non perché siamo belli, giovani e sani, ma perché siamo amati, perché siamo immagine del Suo Figlio. Abbiamo buone ragioni per avere stima di noi stessi, non per quello che sappiamo fare, non per i titoli di cui possiamo vantarci. Abbiamo ragione di avere stima di noi stessi perché siamo stimati dal Padre, del Signore nostro Gesù Cristo. E dunque, in questa giornata dell'ammalato, noi siamo qui per pregare Maria, che ha espresso questa straordinaria attenzione ai malati nella devozione che ha chiesto alla grotta di Lourdes. Noi siamo qui per contemplare Maria, questa umile serva che si è resa conto del suo valore perché ha ricevuto l'annuncio dell'angelo: l'anima mia magnifica il Signore. E lui ha posato lo sguardo sull'umile sua serva, non per quello che so fare, non per la famiglia a cui appartengo, non per le mie condizioni di salute o per il mio aspetto fisico. Ha guardato l'umiltà della sua serva perché lui è amore. Ha guardato l'umiltà della sua serva perché mi ha reso capace di amare. Questa è la nostra grandezza, questa è la nostra dignità. Questo è ciò che rende la vita piena di significato. Questa è la nostra responsabilità. E dunque noi siamo qui per celebrare non una memoria di un evento passato, ma per condividere con Maria la rivelazione dell'altezza della nostra vocazione. Siamo qui per chiedere a Maria di insegnarci le vie della gioia che hanno una ragione più profonda del benessere, del non avere fastidi, del non avere dolori. Le vie della gioia sono quelle che introducono alla contemplazione dell'amore che Dio ha per noi, le vie della gioia per tutti, in particolare per chi ne ha più bisogno, per chi soffre nel corpo e nello spirito. Io sono qui in nome di Dio a indicarvi le vie della gioia, l'accogliere la benedizione di Dio, le vie della gioia, comprendere la nostra dignità, le vie della gioia,
assumere con responsabilità la nostra vocazione. L'anima mia magnifica il Signore, perché Lui ha guardato alla mia povertà, alla mia situazione, alla mia sofferenza e mi ha ricordato la mia vocazione ad essere davanti a Lui, santo e immacolato nella carità, le vie della gioia misteriosa che passa attraverso la croce. Siamo qui per chiedere di condividere con Maria le vie della compassione, le vie percorse da quel samaritano che, vedendo un povero abbandonato, malmenato ai margini della strada, ha compassione di lui. Le vie della compassione richiedono una libertà dall'amor proprio, dalla tentazione di ripiegarsi su di sé, di continuare a guardare alla propria vita, a piangere sui propri mali, a vantarsi dei propri meriti. Le vie della compassione sono quelle che si accorgono degli altri e del loro bisogno di essere amati. Le vie della compassione sono quelle che passano dal provare un sentimento e un'emozione al tendere la mano, all'essere vicini, al dare un aiuto. Le vie della compassione. E siamo qui per chiedere a Maria di insegnarci le vie della preghiera, la via per cui noi non presumiamo di risolvere tutti i problemi, di essere capaci di dare gioia agli altri, ma noi sentiamo tutta la nostra impotenza e sperimentiamo la potenza della preghiera. Possiamo fare così poco, ma questo possiamo fare: presentare a Dio il volto delle persone che amiamo, il volto delle sofferenze che incontriamo. Abbi cura di lui, è il messaggio che il Papa rivolge in questa giornata. E noi siamo qui, in questo giorno, per non pensare soltanto a noi stessi e per lasciarci condurre dallo Spirito di Dio che ci rivela l'altezza della nostra vocazione, per lasciarci condurre sulle vie della preghiera, sulle vie della compassione, sulle vie della gioia.